abbiamo creato una ricetta speciale, la crostata ripiena di pandoro, ideale per riciclare tutti i pandori che ci sono avanzati al termine delle feste natalizie. In realtà questa ricetta può essere realizzata benissimo anche con il panettone. Io vi propongo la versione col pandoro, ma voi potete modificarla tranquillamente. La prima cosa che andiamo a fare è preparare la pasta frolla e successivamente a preparare la farcia con il pandoro sbriciolato con la ricotta e le uova. Andiamo a vedere gli ingredienti e il procedimento per preparare la frolla e successivamente quelli per la farcitura. Gli ingredienti per preparare la frolla della nostra crostata sono 250 g di farina, 100 g di burro, 80 g di zucchero, mezza bustina di lievito, 3 uova di cui prenderemo 2 tuorli e un uovo intero, un pizzico di sale. La prima cosa che andiamo a fare è mettere il zucchero nel boccale del connetto, o ripeto del vostro Messier Cuisine Plus, perché i procedimenti sono sempre i medesimi, e andiamo ad impostare 10 secondi, velocità progressiva da 1 fino a 10. A questo punto il nostro zucchero è polverizzato. Andiamo a mettere tutti gli altri ingredienti uno alla volta. Per ultimo metteremo il burro, quindi le uova, la farina, il lievito, il burro fatto a pezzettini e per ultimo il sale. Impostiamo a questo punto la funzione impastare per 2 minuti. La nostra frolla è pronta, adesso andiamo a mettere in una pellicola trasparente e poniamola in frigo per circa un'ora. Compattiamo la frolla un po' con le mani, cercando di formare un panetto. Vedete, è molto molto morbida. Il passaggio in frigo è fondamentale per la stesura successiva nella teglia. E quindi poniamo questo in frigo e andiamo a preparare la nostra farcitura. Per preparare la nostra farcitura avremo bisogno di 200 g di pandoro fatto in piccoli pezzi, 250 g di ricotta, oppure se volete potete usare del mascarpone o ancora della crema pasticcera. Poi avrete bisogno di 2 uova, di 130 g di zucchero, di aromi a piacere. Io metterò la vanillina, ma voi potete mettere limone o quello che preferite, e gocce di cioccolato a vostro piacimento. La prima cosa che facciamo è mettere nel boccale il pandoro a pezzi per andare successivamente ad impostare 10 secondi a velocità 5. Mettiamo da parte quello che abbiamo ottenuto dalla polverizzazione del pandoro, lo mettiamo in una ciotola e senza lavare il boccale andiamo a posizionare la farfalla o accessorio mixer, a mettere lo zucchero e poi le uova. Impostando 8 minuti a velocità 4. Mentre il nostro connetto lavora, mischiamo l'aroma al nostro pandoro tritato, andiamo ad aggiungere la ricotta e a mescolare direttamente nella ciotola. Quando il composto sarà ben amalgamato andremo poi ad unirlo alle uova che sono state montate all'interno del nostro connetto
e andremo a mettere anche le nostre gocce di cioccolato. I nostri tuorli e zucchero sono montati, adesso andiamo ad unirli al composto di pandoro e ricotta e mescoliamo bene. Dopodiché andremo ad aggiungere, come vi ho già detto, le gocce di cioccolato. Andiamo ad amalgamare bene, quindi ad inglobare tutto l'uovo all'interno del composto. Cercando di muoverci in maniera tale da non sgonfiarlo troppo, per quanto possibile. Nel frattempo preriscaldate il forno a 180 gradi. E adesso possiamo aggiungere le nostre gocce di cioccolato. Io ne metterò in abbondanza perché sono molto golosa di cioccolato. E tutti in famiglia lo siamo, quindi gradiremo sicuramente tutti. Ne aggiungo ancora un po'. Trascorsa l'ora, tiriamo fuori dal frigorifero la nostra pasta frolla e imburriamo una teglia da crostata con abbondante burro. Dopodiché andiamo a stendere la pasta frolla in teglia. Abbiamo steso la nostra pasta frolla nello stampo, adesso abbiamo fatto un bordino leggermente rialzato e adesso andiamo a mettere la nostra farcia di pandoro. Abbiamo riempito la nostra crostata, adesso io, siccome sono veramente golosa in maniera eccessiva, metto anche qualche altra goccia di cioccolato sopra. Se vi avanza della pasta frolla perché utilizzate magari uno stampo più piccolo o di una forma diversa, potete anche pensare di fare delle piccole decorazioni sulla superficie della crostata. Una volta decorata, andate ad infornarla per circa 35 minuti. Ecco sfornata la nostra crostata, come vedete è venuta perfetta, bella colorata. E adesso andiamo a decorarlo con un po' di zucchero a velo. Eccola decorata con lo zucchero a velo. Il nostro lavoro è terminato, spero la ricetta vi sia piaciuta. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, a seguirmi sul sito www.messiericette.it e ad iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messier Cuisine Connected Plus Italia. Buona cucina a tutti!